Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo ancora una volta su Rogue Galaxy, dove la scorsa volta abbiamo affrontato un boss e ci siamo guadagnati la fiducia per entrare al villaggio. Vediamo adesso che cosa succede. Esatto, ci siamo. This thing. Ci siamo. Oh, you finally noticed me. I'm Toad. I'm a toad. Yeah, I live in this lake. You can talk. Wow, you're real sharp. Happened all of a sudden, too. Yeah, must have been because of that orange-colored goop. Orange-colored goop? This must be the work of that rune. Rune speeds up the process of evolution and turns living things into beasts. You got that right. Ever since it fell from the sky, the jungle's been full of all kinds of weird stuff. My buddy, he got all huge and went kind of crazy. You know, the beast that you defeated earlier? Ah, but hey, you know, I don't blame you for it. It's better this way. If he'd survived, I... Oh, man! What a shame! Come on, let's leave this lump and be on our way. No, wait! Hang on! Take me with you! Come on, guys! Don't be such a stick in the mud! I really want to come along for the ride! What did you say? Who'd want to live out their life in this swamp? Besides, if I stay here much longer, I might end up like one of them! That ain't our problem. Now scat! Whoa, 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 whoa! Hey, it's not like you don't stand to benefit. I can talk, right? But that's not the only thing that I can do. I also got this interesting new power. I bet it'll come in handy, my friends. Here, let me borrow these. What the? What did you just do? I have the power to mix together the things that I eat. Yeah, it's like I can fuse together two different items. Esatto, cool, abbiamo huh? trovato il primo crafting, yeah, la prima sure forma is. Di crafting. Qua ne esistono diverse. Ho ottenuto una frantumatrice. If you bring me with you, I can combine the items you find and make cooler new items. I'm begging you, let me come along. What do you think? All my friends have turned into monsters. I'll be all by myself if I stay here. Please! All right, you can come with us. Whoa, you kidding? Seriously? Oh, excellent! This'll be great! Hey, what are you doing? Get off of me! I hate creepy things like you. Go punch someone else! Krakra si è unito al gruppo, esatto, e adesso lui resterà nel nostro inventario e qualora noi volessimo appunto unire degli oggetti, esatto, vedete? Ecco la sintesi delle armi. La sintesi forgia armi più potenti mescolando tipi simili di arma. Sintetizzare nuove armi, attenzione perché mangerò solo armi potenziate a livello massimo. La roba nuova ha poco sapore, tipi di armi differenti non andranno bene, semplicemente non si amalgamano. Vedete, in base alle combinazioni delle armi ne creerai di più potenti. Le informazioni sulla sintesi, come le combinazioni scoperte selezionando analizza o i dati appresi da altre persone, saranno registrati in albo Krakra nel menu principale. Quindi si potranno ovviamente trovare delle informazioni per quanto riguarda le armi, che ovviamente possiamo creare, anzi sintetizzare, con il nostro Krakra. Allora, come Eureka non abbiamo nulla da fare qua, mentre invece se andiamo qui, vedete, abbiamo combina. Dammi qualcosa di buono, vedete, tutte le armi che hanno già esperienza a sufficienza potranno essere unite tra di loro e potranno ovviamente essere utilizzate in futuro per essere comunque equipaggiate o comunque per poter essere unite tra di loro. Quindi per il momento proviamo ad unire le nuove spade di Zegra. Vediamo cosa ci fonde.
Olè, abbiamo ottenuto un barlume spettrale Zad. Vedete, livello 6, quindi è aumentata decisamente di qualche livello. Frantumatrice, che però potrò utilizzare più tardi al momento. Lo shuriken in realtà non lo voglio unire, voglio aspettare che questo shuriken raggiunga il livello massimo per unirlo. Mentre invece, per quanto riguarda Juster, abbiamo a disposizione diverse armi da unire, come ad esempio questa, con questa, con la lama del deserto. Ma me la fa unire la lama del deserto? Mi ricordavo di no. Facciamo no un attimo, perché se io faccio info, ma non mi dà nulla di che. Se invece faccio così, analizza, ecco. Vediamo che delicatezze si accompagnano a questo bocconcino. Ok, se proprio vuoi combinare questo affare con qualcos'altro, ti consiglio spacca sassi. Vedete? Qui si può, però tu fai come vuoi, eh. Però vedi, si possono ottenere delle nuove armi in base appunto a quello che abbiamo. E noi la spacca sassi ce l'abbiamo. Poi andiamo indietro e vediamo questa. Questo affare è già parecchio forte, non saprei proprio con cos'altro combinarlo. Ok. Con una spada comune. E ti consiglio spada comune. Poi vediamo. Con una Slangross. Ok, io ce l'ho la Slangross, vedete? Eccola qui. Fucile di fuoco. Però aspetta, fucile di fuoco. Eccolo, è questo. Con una Rambler Rose. Qual è Rambler Rose? Aspetta. Questa è una Grave Rose. E questa è una Slang Rose. Però aspetta, questa... Allora, possiamo fare una bella combinazione con uno. Anzi... Aspetta, ho sbagliato, scusatemi. Combinazione di 1, perché dobbiamo stare attenti anche a come diamo le armi. E 2. Olè! Abbiamo ottenuto avambraccio X. Perfetto. Allora, questa mi ha detto che bisogna unirla con una spada comune, mentre invece questa con una spacca sassi. E noi la spacca sassi ce l'abbiamo, quindi tanta roba. Ok, per il momento smettiamola di sintetizzare armi. Come Eureka sono sempre quei due, ok. Quindi cambiamo l'equipaggiamento. Non vendiamo la frantumatrice, ma mettiamo l'altra spacca sassi. Vedete, queste già sono al massimo. Perfetto. Cambio equipaggiamento perché tu già sei al massimo. E mettiamo questo, l'avambraccio. Benissimo. Poi... tu hai già preso, ok, l'altra spada, equipaggiamento. Questo è al massimo, quindi cambiamo e mettiamo questo. Così appena arriva al massimo, poi lo possiamo cambiare. No, questa invece è la sua spada spettrale. Ok, non abbiamo nient'altro. Bene, andiamo avanti. Ok, fatto questa piccola sintetizzazione, no? Questa prima sintesi delle armi... andiamo indietro, salviamo ovviamente, visto che già abbiamo fatto qualche magia con la nostra Krakra, e di magia comunque ne potremo fare parecchie ancora, non vi preoccupate, ce ne saranno di magie da fare, ed è per questo comunque che ho sempre utilizzato tutte le armi e le ho cambiate praticamente tra di loro. Proprio per questo motivo, perché sapevo che sarebbe arrivata Krakra, e grazie a Krakra si possono fondere le armi e si possono ottenere più roba. Ok, quindi iniziamo a fare danni come se non ci fosse un domani. E guardate adesso già le armi quanti danni fanno. Quanti danni fanno. E tra l'altro questa spacca sassi sta praticamente già finendo il level up. Anche perché, esatto, praticamente la spacca sassi che abbiamo ottenuto prima serviva proprio per questo. Serviva proprio per questo, diciamo, scontro, no? Serviva proprio per questo. Per questa sintesi, no? Del filmato. Infatti, ha unito anche la nostra spada comune, che non abbiamo più nell'inventario. Perché io comunque una spada comune la possedevo.
Se mi fossi ricordato ne avrei comprata un'altra. Però ora, a quanto pare, se non ricordo male, noi nell'inventario non abbiamo più la spada comune. Perché appunto dal filmato lui l'ha unita con la spaccasassi che abbiamo ottenuto adesso. Che tra l'altro non avrebbe potuto farlo perché non aveva l'esperienza necessaria. Solo che ovviamente grazie al filmato l'ha resa possibile. Va bene, allora andiamo avanti. Ormai questa spaccasassi tra poco avrà raggiunto il livello massimo, quindi potremo fonderla con quell'altra arma per ottenere magari un'altra frantumatrice o magari qualcosa di meglio, non lo so, non ho idea. Anche perché poi comunque anche la frantumatrice a sua volta potrà essere unita con qualcos'altro e quindi si potranno ottenere tante belle meraviglie. Ok, abbiamo raggiunto il livello massimo, per cui andiamo subito sulla nostra Cracra. Analizza, se non mi ricordo male era questa, giusto? Esatto, una bella spaccasassi. Ok, quindi combina, nutri e spaccasassi, nutri, yes. Vediamo se mi dà un'altra frantumatrice o una cosa del genere. Ole, mi ha dato una spacca vulcani. Ok, smettiamo di sintetizzare armi. E fammi vedere un'altra cosa. Fai analizza. Questa ha detto con la spada comune. Non mi viene in mente niente di speciale. Fai un po' tu. Infatti la pistola monografica ovviamente... non potrete analizzare nuove armi, non saprete dove cominciare. Questo è anche corretto, ci sta. Fucile di fuoco, questo con una Rambler Rose, mentre invece questo con uno Shuriken DX, che noi casualmente abbiamo, quindi tanta roba. Ok, ok, per adesso smettiamola di sintetizzare armi e andiamo su alleati, perché io voglio equipaggiare un'altra arma, non voglio equipaggiare la spacca vulcani. Ecco, per il momento voglio utilizzare questa frantumatrice, così prende il livello massimo e poi successivamente la cambiamo. Vedete, bisogna sempre fare così. Dalle armi meno forti piano piano bisogna raggiungere le armi più forti. Sembra una rottura di palle e in realtà me ne rendo conto che sia così, però diciamo che questo ci permette comunque di avere più scelta per quanto riguarda le armi da craftare. E poi comunque l'esperienza non ci vuole neanche tantissima, quindi il fattore comunque di analizzare le armi è molto utile, è molto importante, perché così si ha la possibilità di poter ottenere armi nuove sempre e comunque. Delle volte unendo due armi simili o comunque due armi che sono vicine tra loro, si rischia di ottenere la stessa arma però potenziata di poco, proprio di pochissimo, e quindi hai sprecato praticamente due armi. What in blazes? What's going on? It's the effect of the dark fruit again. Bury him. What's going on here? You guys are outsiders, huh? I don't know what you want, but we're a little busy here, as you can see. Leave. Kran, the chief wants to see you. I'll be right there. Look, I don't have time for you intruders. Go on, get out of here. Ok, noi però comunque al villaggio adesso possiamo entrare, visto che Lilica ci ha permesso di poter entrare. E quindi sblocchiamo subito il teleport, che è la cosa fondamentale, in modo tale da poter viaggiare poi successivamente avanti e indietro.
Qui ovviamente mostri non ce ne sono, per cui approfittiamone di una bellissima esplorazione selvaggia, come si suol dire. Qui non ci possiamo passare per il momento, per cui è inutile insistere. Andiamo indietro, sblocchiamo tutta la mappa. Eh sì, qua mi stanno suggerendo comunque di andare dal capo villaggio per ottenere informazioni, ma io al momento non mi interessa, voglio soltanto entrare nelle case e svaligiare tutti, semplicemente. Quella è la casa del capovillaggio, quindi per il momento non ci voglio andare. Ecco, qui c'è la bottega, vediamo un po' cosa vende la bottega. Potrebbe essere interessante comprare magari delle armi. Ok, vediamo cosa abbiamo. Pozione curativa, frutto Sanchez. Ecco, corno lucente. Questa la prendiamo, che la utilizziamo dopo. Poi mulinelli, questa è una buona arma per chi sala, quindi gliela prendiamo. Stelle viola, finalmente un'arma secondaria per chi sala. Demone di ferro, nuova spada per Zegram, quindi va benissimo. Shuriken danzante, nuovo shuriken anche per lui. Arco del vagabondo, credo che sia l'arco che già abbiamo per Lilica, quindi va bene. L'arco della terra invece non ce l'abbiamo, quindi lo prendiamo per Lilica. Ipercristallo, questo serve per Eureka. Fallo mangiare a Krakra per aumentare la potenza di un'arma. Ah, ecco, vedi, la rende più. Falla mangiare a Krakra per potenziare un'arma. Ah sì, queste servono per le armi principali e per le armi secondarie. Ok, l'arco quello lì dovrebbe essere, esatto, vedi, questo è l'arco del vagabondo, esatto, quindi ok, ho fatto bene a non comprarlo. E andiamo su alleati. No, qui ancora, ecco lei invece l'equipaggiamento, che ce l'ha al massimo, esatto, quindi esatto, 1 e 2, finalmente abbiamo delle nuove armi da far apprendere come livello. Tu invece come equipaggiamento ancora no, vedete, ancora no, non va bene. E tu equipaggiamento, ok, perfetto, perfetto, abbiamo ottenuto tutto ciò che ci interessava. Scendiamo ancora, no, da qua non mi fa scendere, mannaia la miseria. Purtroppo i limiti ancora della PlayStation 2 devono rientrarmi in testa. These guys never change. Aspetta, questa... no, questa è la... non dobbiamo andare di qua però, non abbiamo premura. Da là ci andremo poi dopo, quindi va bene così. Allora, facciamo il giro, esploriamo il villaggio, che è la cosa fondamentale per noi. Ecco, qui c'è un'altra casa, lì c'è un baule, tra l'altro l'ho già visto, l'ho già adocchiato. Qui ci sono altri bauli, ma poi ci vuole la chiave della terra, che se non sbaglio dovremmo ottenere qua. La chiave della terra, se non sbaglio, la otteniamo qua. Se non ricordo male, dovrebbe essere qui che otteniamo la chiave della terra. Orecchini a stella. Qui non si può salire, vero? No. Comunque sì, se non ricordo male, dovremmo ricevere qua la chiave della terra, perché ce la dà il capovillaggio. Let's keep this pace up. Chicchi di caffè. Qui c'è altro. Ah no, ma qua mi sa che già ci siamo entrati. Questa era la prima casa dove siamo... No, qua non ci eravamo entrati. Polvere dei sogni. Ok. Sì, comunque sono molto sicuro di avere questo presentimento, che era il capo villaggio che poi ci consegnava... Ah, qua si può salire, saliamoci. Sì, ho questo ricordo che era il capovillaggio di questo pianeta che ci dava la chiave della terra. Sì, mi ricordo una cosa del genere.
tonico per 3. Scendiamo. Sì, sì, lo so che dobbiamo trovare informazioni. Ora le troviamo le informazioni. Però prima dobbiamo prendere gli oggetti, no? Che ne pensi? Ecco, qui c'è un'altra capanna sul quale dobbiamo salire. Queste capanne, diciamo, sono invisibili, tra virgolette, perché uno pensa, ah vabbè, ma qua questi sono oggetti di scena, sicuramente non ci si trova nulla, e in realtà si ci sale e si trovano dei bei baulozzi, dove magari non si trovano cose eccezionali, però in questo caso direi proprio di sì. Quindi, andiamo a sbloccare anche... Ecco, spada illusoria, questa è fighissima come abilità. Veramente, veramente figa. Ok, colpo infuocato anche da qui. Con la pergamena. Ok, la prossima sarà la nostra Lilica a sbloccare. Anzi, Kisala, scusate, Lilica arriverà dopo. Ok, andiamo dal capovillaggio. There's no time to lose. Please, Chief, you must decide for the village. If this keeps up, we'll be wiped out. We'll have no choice but to turn to the Star God. We've already decided on a sacrifice. Why are you hesitating, Chief? This will save the village! Listen, Chief! The dark fruit is increasing, even as we speak! The more you hesitate, the more lives will be lost. Wait! Maybe there's another way, another solution! What are you saying? Kran, I know how you feel about Miri. It's devastating to lose the one you love, but still... No! That's not it at all! Don't you see? No kind of sacrifice can save our village! Can't you understand that? Sacrifice? What are you doing here? Lilica! Lilica, is the purification complete? Yes. I present to you the sacrificial maiden. Miri. Well then, Chief. We shall make preparations to proceed with the sacrificial rite tomorrow morning. No! Wait! It's too soon! At least wait until the next full moon! Impossible! We can't afford any more victims. The ceremony is tomorrow. Place Miri in the Maiden Shrine until the appointed hour. It has already been decided. Don't get any smart ideas, Kran. You again? I thought I told you to get lost. I owe these people a favor, Kran. Permit them to stay. Lilica! Don't you care about all this? You put up your own sister as a sacrifice. And it's all your fault Miri's blind, too. How can you be the head of the Berkakwa warriors when you can't even take care of your own sister? You're right. It's my fault. You! No!
That was the day the light faded from Miri's eyes. I couldn't save our mother. What a horrible memory for Miri to bear. Then don't make her into a sacrifice! We can help her out of this! No, Cran, we can't. As warriors, it is our duty to protect the village. There's nothing I can do. Fine warrior you've turned out to be. I'm going to check on Miri. You three! Don't do anything stupid. One false step, and you're dead. Did I hear that right? Miri's going to be sacrificed? It's the only way. We don't know why the dark fruit keeps increasing. The villagers touch it and get poisoned. We'll be wiped out for sure if this continues. We need the Star God's power to put things right again. It's our last hope. How terrible. Oh, great. Looks like we're gonna be stuck here for a while. Jaster, you want to go see Miri? Yeah. She's at the Maiden Shrine, right? Which building is that, I wonder? Ovviamente, il tempio noi lo sappiamo qual è. Perché giustamente ci viene indicato dalla stellina. Let's go see Miri again. Per cui andiamo a vedere come sta Miri. E ovviamente portiamole i nostri omaggi, i nostri saluti. Penso che ci si possa andare anche di qua, se non sbaglio, vero? Cioè, forse stavo facendo il giro largo. O forse in realtà stavo facendo il giro giusto. No, ok, da qua ci si può andare pure. Perfetto. Anche perché a breve penso che comunque termineremo l'episodio. E poi ci rivedremo nella prossima puntata. How many times do I have to tell you? Sacrificing yourself is insane. Come on, don't do this. Miri. It's all right. As long as it'll help everyone, I'll be okay. Don't you understand, Miri? You being sacrificed isn't going to help anyone. The Star God won't lift a finger for us. But I have to, or Lilica will get in trouble. That's not true. I know your sister doesn't want you to do this either. I wonder. About this? I'm okay with it, Miri. But after I'm sacrificed to the Star God and no longer around, will Lilica be able to make breakfast by herself? Will she know the right medicines to use when she's hurt? I wonder. If she'll be all right without me. Lilica. Miri.
I'll be going now. Neri, are you all right? I'll be fine. Take care, Chief. Neri. Well then, you be careful, child. Miri! Miri! Still trying to butt in, Cran? You're a warrior, have some pride! Miri! We bequeath the maiden spirit to the altar of the Star God. Stop right there. This is a holy rite of the Star God. Don't interfere. Lilica. We have no other choice. This is it. A sacrifice. This isn't right. Leave him alone. It ain't our place to butt in. Let them deal with this problem on their own. But we just can't stand by and let this happen. We have to stop them. Let's go after them, Jaster. Oh, man. Why do I have to get involved? Okay, però questa parte la faremo la prossima volta. Quindi, vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me. Scusate se ovviamente il gameplay a volte risulta essere un po' meno scorrevole a causa di tutti questi filmati, ma purtroppo questo tipo di giochi sono così. E per non rendere le puntate troppo lunghe, sono costretto a fare tante interruzioni. Però, la prossima volta sicuramente ci sarà molto più gameplay rispetto a questo. Spero che la puntata possa piacervi allo stesso modo. Grazie ancora per essere stati con me e ci vediamo alla prossima!